Questa è una cipolla. È la metafora di un servizio di cronaca. Solo poche ore fa mi trovavo su un cornicione, 60 piani sopra la strada, a intervistare un uomo che in seguito si è buttato ed è morto. 40 milioni di dollari in banca, felicemente sposato, ottima salute. Un grande servizio. Ma ci deve essere di più. Insomma, siamo professionisti, giusto? Potrebbe esserci qualche inghippo extraconiugale, magari. Altro grande servizio. Magari il soggetto è stato accusato di molestie ai bambini. Ah, magnifico servizio. Cosa? Si scopre che le accuse erano infondate? Meraviglioso, un altro servizio. Magari la pretesa amante mentiva, voleva incastrare il poveretto, eh? Sensazionale servizio. E così via di seguito. Scusatemi, continui a scavare, a investigare. Metti a nudo la vita del soggetto, della sua famiglia. Perché? Perché siamo professionisti, perché stiamo cercando la verità. Ma e se alla fine si scopre, dopo tanto scavare, dopo tutte le nostre approfondite indagini, se si scopre che non c'era nessuna verità? Solo servizi. Una cronaca dopo l'altra, strato dopo strato, finché non resta niente. Se è così, abbiamo forse l'obbligo di fermarci a un certo punto? Oppure dobbiamo andare avanti, scavando, scavando, pelando, pelando finché non abbiamo pelato via tutto quanto, distrutto ciò su cui stavamo indagando in partenza?